Ne ho combinata un'altra delle mie. Adesso c'è una sorpresa, e che è veramente una sorpresa, credetemi. Io vado a prenderlo e lo porto qui in studio perché ho preparato una cosa e lui non lo sa. Michele, vieni con me, vieni. Ecco, bravissimo. Date un microfono a Michele, che quando dice cos'è sta storia è proprio cos'è verace. Cos'è successo? Vieni, vieni, guarda, ti devi fare una cosa per me. Per metti, te? Sì, mettiti qui, guarda. Mi devo mettere dove? Qua. Al bordo di questa scala. Qui? Così. Così? Così. Io, fermati qui, eh. Sì. E io salgo sulla scala. Ok. Turco, va bene così? Allora. Sì, sì. Può andare? Turco, mi raccomando, Cosa com'è? Michele. Senza che io mi commuova, ti dirò. Noi sappiamo, perché lo sappiamo, che quest'anno tu compi gli anni ed è un'annata importante, perché sono i tuoi 75 anni di età, con tanti anni di... Ho chiesto a Cristina se potevo dirlo. A mia moglie? Sì. È sempre lei la colpevole. Ecco. E io ho pensato di fare questa cosa per te. Perché quando ho pensato di farti gli auguri, mi è venuta in mente questa scena. Perché tu sei bello come il presidente Kennedy, e mi è venuta in mente la scena di, ovviamente, una non Marilyn Monroe che cantava Happy Birthday. E quindi, Michele, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, Michele, Happy Birthday to you. Eccezionale. Tanti auguri a te, tanti auguri. Vieni, vieni, che abbiamo anche la torta. Ma la torta. Cesare, vieni. Tanti auguri, Michele. Venite, venite con me. Venite qui. Ancora. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Tanti auguri, Michele. Vieni, Cesare, Cesare, vieni. A te. Ma grazie. Ma sono commosso. Ma siete matti, ragazzi? No, ti vogliamo bene, ma e quindi grazie, volevamo grazie. Poter avere l'occasione di festeggiare insieme a te questo compleanno così importante. Quindi grazie di far di parte cuore. Della nostra famiglia. Sei una persona splendida. I miei amici sanno che quando io sono fissata per festeggiare i compleanni, perché voglio dire solo questo: invecchiare è un privilegio che non è da tutti. Quindi tanti auguri. Io tendenzialmente sarei uno di quelli che cercherei di evitare questo tipo di cose, perché mi viene in mente che passano gli anni, no? E allora uno dice, beh, se mi dimentico magari, però poi succedono queste cose, io mi commuovo. Siete stati, devo dire, meravigliosi. È un genovese non avrebbe mai fatto una cosa così. Ti ringrazio di cuore. Michele! E con lui, con questa bellissima torta, in questa splendida puntata, chiudiamo la puntata di Mille Voci con la nostra famosissima sigla!
grazie, ciao!